La Sicilia è una di quelle regioni da cui può partire il riscatto per tante ragioni, sicuramente anche per il no. È una delle regioni che più ha subito i danni di una politica che negli ultimi 20 anni ci ha danneggiato. E adesso quella politica chiede ancora più potere per continuare a massacrarci. Per questo dobbiamo votare no. Queste le parole del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio in tour durante il fine settimana nell'isola per sostenere le ragioni del no al referendum del prossimo 4 dicembre. Un tour che domenica mattina ha fatto tappa anche a San Cataldo in piazza Falcone Borsellino, per l'occasione gremita di simpatizzanti del movimento e non solo, pronti a sentire le parole del vicepresidente della Camera, accompagnato dai deputati del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri per l'ARS e Azzurra Cancelleri per la Camera. Ci stanno togliendo un altro diritto di voto. Prima ci hanno impedito di votare per le province, poi per le città metropolitane, poi con la legge elettorale alla Camera ci hanno tolto il diritto di votare alla Camera e adesso ci stanno togliendo il diritto di votare il Senato con la riforma della Costituzione. Questo ci deve far arrabbiare non poco. Siamo già abbastanza arrabbiati come popolazione. Semplicemente parlando a più persone possibile, in piazza, porta a porta, nelle TV, utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per raccontare il no, però non rinunciamo a parlare dei temi concreti del paese. Siamo rimasti l'ultima forza politica italiana a poter riempire le piazze senza disordine pubblico. Ringrazio le forze dell'ordine che sono qui, ma non ne abbiamo mai avuto bisogno in questi anni, perché le nostre piazze sono pacifiche, fatte di persone che parlano di temi e che vogliono cambiare veramente questo paese. E spero che l'anno prossimo la Sicilia sia la prima regione 5 Stelle d'Italia. Un'occasione, come ricordato da Luigi Di Maio, che all'inizio ha chiesto un applauso di incoraggiamento per le popolazioni del centro Italia colpite dall'ennesima scossa di terremoto, per dare voce a chi ha problemi e denunciare gli effetti prodotti dalle ultime riforme, tra cui la buona scuola. Sono stata stabilizzata e ho preso il ruolo in Liguria a settembre e ad oggi non ho ancora una sede. Infatti è un tanto di parlare di buona scuola che ha migliorato la scuola, ma in realtà queste assunzioni sono state fatte e continuano a farsi in modo molto confuso, gettando spesso tante famiglie in uno stato di ansia e a volte anche di disperazione. Un sì per dire addio al bicameralismo paritario, cancellare poltrone e stipendi, garantire stabilità e partecipazione, le ragioni del sì al prossimo referendum costituzionale, sostenute invece da Sicilia Futura in occasione dell'assemblea provinciale.